La PA che vorrei è piena di giovani, è fortemente rinnovata e questo è un evento con tantissimi giovani. Innanzitutto comunicare meglio i valori delle pubbliche amministrazioni, che sono eterogenee e che possono incontrare il desiderata di tantissimi giovani. E poi deve avere una vocazione di tipo prospettico. Le azioni che dobbiamo fare devono essere azioni votate al futuro, non a colmare il presente e a aggiustare quello che non abbiamo fatto in passato, ma fortemente orientate al futuro. Noi vogliamo sentire direttamente i ragazzi e non parlare al posto loro, perché l'ascolto è il primo passo per la gestione del cambiamento. Da un punto di vista di risultato della ricerca, la visione del lavoro per i giovani è fondamentalmente differente rispetto a quando ero giovane io. Hanno molti più interessi, vogliono essere più flessibili, vogliono avere più opportunità di carriera, riconoscono l'importanza del merito e il fatto che cerchino anche delle tutele non va visto in senso negativo, perché è uno dei punti di vantaggio dell'impiego della pubblica amministrazione. Il fatto che le pubbliche amministrazioni siano in grado di offrire a livello lavorativo delle cose che ai giovani interessano e che i giovani non siano in grado di riconoscere nelle pubbliche amministrazioni dimostra proprio questo. Dobbiamo essere più bravi ad avvicinare i giovani a noi.